Vacanza studio 2024, Cape Town, South Africa. Un po' di geografia, Cape Town si trova qui. Clima è quello mediterraneo, proprio solo in quella zona lì di Sudafrica. Il resto di Sudafrica ha altri climi. Clima mediterraneo si trova in questi paesi. Quindi è come essere nel sud d'Italia, ma siamo in inverno lì. Okay? Quanti gradi ci sono a luglio? Quindi è la stagione più fredda, ma non è l'inverno di Nord Italia, Nord Europa. What's the time? Ok, a Milano adesso c'è un'ora di differenza in inverno, in estate loro non hanno l'ora legale, quindi non c'è fuso orario in estate. Il volo per andare in Sudafrica si vola di notte, ok? Facciamo. Non c'è volo diretto, quindi dobbiamo fare scalo, ma arriviamo direttamente a Cape Town, in Sudafrica. Quanto costa? Con il volo quest'anno è stato un po' difficile, quindi prima si iscrive meglio è, perché sennò scatta un prezzo del volo a fine novembre. Quindi due prezzi. Per andare fuori Europa io devo appoggiarmi a un'agenzia e loro ci fanno un costo ulteriore di 75 euro. Cioè, il viaggio a Londra non ci sono costi esterni perché riesco a organizzare io, mentre oltre Europa devo appoggiarmi a un'agenzia. Oltre a questo non ci sono altri costi, tutto compreso. Ok, le lezioni. Sono due lezioni al giorno di un'ora e mezza e c'è un test d'ingresso per capire il livello, più o meno come tutte le scuole di lingue nel mondo. Okay? Massimo 15 per classe e c'è ovviamente scambio con altre nazionalità. La cosa molto diversa qui è per chi ha già compiuto 16 anni. I ragazzi di 16 anni fanno un programma di studio con adulti. Cosa vuol dire adulto? Adulto in questo caso vuol dire 18, 19, 20, 21 anni. C'ero io l'anno scorso, ho visto tutto questo, ha funzionato benissimo. Quindi chi ha già compiuto 16, 17 anni studierà con ragazzi di 19, 20, 21, quindi molto stimolante. E tutti questi ragazzi sono di altri paesi, Arabia Saudita, Brasile e Angola erano quelli più rappresentati, quasi tutti di questi tre paesi lì. Chi ha meno di 16 anni studia con altri ragazzi, i loro coetanei di 15 anni, 14, 15, sotto 14 non c'è nessuno. Activities and trips. La cosa bella di Sudafrica è che si va in giro ogni giorno su questo programma. Non c'è un programma paragonabile negli Stati Uniti o USA che ho visto. Si va dappertutto. Bisogna quindi attira a chi piace visitare tanti posti, la natura, flora, fauna, tutto. Okay? Attività serale sì e no, ma almeno due volte alla settimana non si torna fino alle 9, si cena anche fuori in giro, presso un ristorante fuori. Accommodation. Sono stanze da 2 e da 4, quindi il posto è stato creato per questo tipo di corso. Quindi i nostri ragazzi stanno insieme tra di loro, 4 in una stanza. C'era qualche stanza da 2, ma sono quasi tutti da 4, ovviamente maschi e femmine separate. Ok, beach cleanup lesson, giusto per vedere quanto è diverso la scuola qui. La spiaggia 5, massimo 10 minuti a piedi, e una volta alla settimana si va a fare cose che piacerebbe a Greta Thunberg, si va a parlare della plastica, ma non si parla in un'aula, si va lì e si raccoglie la plastica e dopo si lavora qualcosa. Prima in questa scuola è molto gioioso perché ci sono questi ragazzi grandi di 20 anni che portano allegria. Questo è un esempio di una settimana, questo è più o meno il programma di 23, quindi il blu la mattina sono lezione, la rosa pomeriggio e sono escursioni, quindi si vede ogni giorno andiamo fuori. Ok?
Dopo questa lezione sulla spiaggia c'erano tutti, sia i piccoli che i grandi. Sì, c'è questo breve video per vedere quanto stare bene insieme. Quindi questo stare insieme lì veramente funziona. Anche questa è una pausa tra una lezione e l'altra. Si balla, si. Ok, l'unico peck di Sudafrica è load shedding. Cosa vuol dire? Ogni giorno per 2 ore non c'è la luce. Quindi i nostri ragazzi dopo un giorno, 2 giorni si sono abituati e se vedi qui, appena salta la luce, se di sera, prendono il telefono, lo girano, mettono la luce, mettono il bicchiere sopra e vanno avanti come se niente fosse successo. Questi sono i nostri ragazzi che stanno mangiando, quelli in piedi sono in fila, quindi come si vede nessuno pensa più, cioè diventa una normalità. Cosa bisogna portare? Solo il passaporto. Non c'è bisogno di fare nessun visto, non c'è bisogno di fare nessun vaccino. Perché? Perché siamo nella zona climatica dove non ci sono problemi di malaria, eccetera, siamo nella zona mediterranea, quindi a livello climatico è come stare in Sud Italia, Nord Africa, Tunisia, quindi il clima è quello. Soldi, io non avevo neanche un rand, fatto tutto con la carta prepagata. È più facile in Sudafrica che in Italia. Okay? Ho comprato anche cose del mercatino utilizzando il telefono, cioè il ragazzo porta via una dispositiva e si paga con la carta. L'unico piccolo problema era con Mastercard, quindi meglio Visa. Ok, assicurazione, tutto compreso, tutto nel prezzo. Come la scuola Cape Town. Questa è la residence. Ok, l'iscrizione c'è il modulo online, basta andare sul nostro sito, si clicca su iscriverti e dopodiché manderemo l'info per fare la caparra e bisogna prenotare il posto. L'anno scorso con Londra abbiamo terminato l'iscrizione a dicembre, per Cape Town abbiamo chiuso a fine gennaio, ma prima, first come, first serve, diciamo in inglese. Okay? Quindi non c'è una data scadenza. Prossimi passi, registrarsi sul sito e la capara, mettiamo anche qualche info su Facebook. Tutto tramite il sito, se uno va dentro il nostro sito trova tutto. Let's go to Cape Town and have a good time.